Sono un collega amministrativo dell'azienda sanitaria locale 4, Torino 4, assunto per la campagna vaccinale soprattutto in prima linea anche con i colleghi sanitari dall'autunno del 2020. A fronte di un contratto di 36 ore settimanali come consuetudine del pubblico, affrontavamo turni anche da 60-70 ore settimanali, appunto, quindi 7 giorni. E quando era il momento di raggiungere gli obiettivi regionali, giustamente per affrontare la crisi sanitaria, quindi nel periodo soprattutto delle 500.000 vaccinazioni al giorno, si procedeva a ritmi serrati, con promesse e tutto ciò che ci si aspetta, soprattutto a questa età, in un impegno così di questa portata nello Stato. Adesso sappiamo, siamo tutti qui per lo stesso motivo. Siamo sì, amareggiato. Allora, situazione precaria, la regione non stabilizza, Cirio continua a dire che la colpa è dei trasferimenti dei fondi da parte dello Stato. Voi in che situazione state lavorando? Questa situazione qui, stiamo lavorando in una situazione di precarietà. A giugno, se i colleghi verranno lasciati, circa 3.000, ci troveremo delle situazioni come ad esempio i CAVS, le case della salute, il territorio che doveva essere potenziato con l'infermieria di famiglia e comunità, come delle scatole vuote. Lasciando a casa questi colleghi si rischia veramente che poi i colleghi che ci sono nel sistema dovranno sopperire a quella carenza e quindi andremo in sofferenza e il sistema non reggerà. Quindi abbiamo bisogno di stabilizzare questi colleghi e fare ulteriori assunzioni, ed è per questo che stiamo chiedendo alla Regione di mettere soldi freschi, i famosi 58 milioni, per stabilizzare tutti i precari che da 2 anni con noi a tempo indeterminato stanno combattendo contro il Covid, contro la pandemia. Sicuramente o molto probabilmente i dati ci daranno naturalmente ragione sul fatto che ci sarà un'ulteriore impennata del Covid prima della fine dell'anno 2022 e con risorse inferiori in termini numerici di personale. Noi non accettiamo assolutamente che il personale che è stato assunto per la stessa emergenza rimanga a casa, perché domani, qualora ci dovesse essere una necessità, non lo troveremo più. Si parla di infermieri e OSS, personale che è stato formato in questi 2 anni e mezzo per l'emergenza Covid e ora naturalmente viene discriminato e abbandonato a casa, gli eroi e gli angeli. Noi non accettiamo questo, siamo vicini ai precari, diciamo no alla scelta economica puramente politica, perché è un'irrisorietà i 58 milioni di euro che noi chiediamo, perché servirebbero a stabilizzare il precario, quindi a tenere in piedi la sanità regionale, e nel contempo stesso servirebbero per la prossima, e speriamo di no, ma i dati lo confermeranno a breve, anche su un'eventuale ripresa pandemica. Allora, siete qui per la stabilizzazione dei precari, ovviamente la Regione non sembra dare segnali in questo senso. Come state lavorando e qual è la vostra sensazione rispetto al futuro per quanto riguarda la sanità piemontese? Noi abbiamo un grossissimo problema in questo momento. Noi abbiamo i tempi determinati, gli interinali che scadono il 30 giugno. Non possiamo fare la programmazione delle ferie del personale se non abbiamo la garanzia che questi colleghi continuano a lavorare con noi. Quindi c'è un problema di stabilità e di garanzia di assistenza che in questo momento non abbiamo. Il 1° luglio noi dovremmo ridurre i letti e chiudere i reparti per poter far fare le ferie al personale attualmente in servizio. Per cui è indispensabile la proroga dei tempi determinati degli interinali di tutte le figure, sia sanitarie sia amministrative, per poter andare avanti nell'assistenza, altrimenti abbiamo dei grossissimi problemi nel garantire l'assistenza.